Ok, funziona. Ma che ci fa tutta questa gente? Guardate il pullman di qui, un passo, signori, e la stazione non è qui. Ci risono. Alessandro! Scusate, non avete mica visto Alessandro. Alessandro! C'è Alessandro, c'è una gara di canto stasera qui. C'è una gara canora, sì o no? Ecco, allora. No, sono venuto nel posto giusto, sai. Se, se volete battere le mani, no. Le potete anche battere, eh. Ma mica per me, io sono bravo e lo so. Ma per gli insetti, le zanzare, ma quante ce ne sono stasera? Mamma mia. No, io, Alessandro, e mi volevo iscrivere alla gara di canto. Ma dove è andato? Porca miseria. Anche quest'anno, oh, un cervello si iscrivesi a questa gara di canto. Eppure se partecipo io e vinco io, eh. No, non penserete mica che vinca questi 4 o 5 cantantetti di oggi che cantano queste canzoni mezze moderne, eh. Ma la musica oggi è degenerata, non è mica più quella di una volta, eh. Signori, che vi sembra a voi? Una volta c'era delle belle canzoni, ma ora le canzoni, mamma mia, fanno due sfere, ci toccano terra, eh. Porca miseria, io sono andato a un discoteca, ballavano tutti, punz, punz, una musica, punz, 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 punz. Porca miseria, Dio, ma che c'è, una città epilettrici, tutti punz, punz. Questi sono venuti tutti i pullman, sono tutta gente malata. Poi sono andato a un discoteca, io ho pagato 15 euro, quello avanti a me ne ha pagate 15, 10, 10 euro. Dico ai miei amici, scusa, ma perché io pago 15 e lui ne paga 10? Dice, perché lui c'ha la riduzione. La riduzione? Dio, che vuol dire la riduzione? Io ci ho pensato una settimana intera a questa riduzione e poi ho pensato che avesse a che fare con l'organo genitale maschile la riduzione. Allora la prossima volta sono andato in discoteca e sono entrato così, no. Perché ho detto, porca miseria, visto le mie dimensioni, se se ne accorgono mi ci vuole un muto per entrare, no. Alessandro! Porca miseria! E mi voglio iscrivere anch'io alla gara, sai, vinco io, eh! Non so, non volevo nemmeno venire, però. Io sono stato anche a fare provina a X-Factor. X-Factor, sapete che è X-Factor? Non sapete neanche che è X-Factor. Ho visto Morgan! Morgan, quello brutto, brutto, brutto! Lui è brutto, eh! Dice, da quanto era brutto? Da bambino lo mettevano in campo come spaventa passeri. Dice, non solo passeri e non si avvicinavano, dice, riportarono anche il raccolto che avevano rubato l'anno prima. Porca miseria. Eppure se canto io, vedrai, e vinco. Alessandro! Non c'è. E siamo un po' via, Alessandro, finché non tu vieni qui e mi voglio iscrivere, eh. Ora voglio cantare anche una bella canzone. E stasera non volevo venire perché, guarda, sono un cura anche da un psicanalista. Un psicanalista, lo sapete neanche che è un psicanalista? Porca miseria, questo è un cretino, non ci vuole più da questo psicanalista. Ma ha detto, secondo me tu c'hai un complesso. Gli ho detto, sei tanto pischero. Io le serate come cantante le ho sempre fatte da solo. Come l'amore l'ho sempre fatto da solo, porca miseria. Senti, io, e voglio cantare anch'io, mi metti un po' quella canzone, quella che cantano gli stranieri? Quella lì, quella che quando vengono in Italia gli stranieri la cantano anche loro, ok? Metti un po' quella lì, vai! Fermo, maestro, fermo un po'. Ora questa canzone io non me la ricordo tutta, sicché se la cantate con me mi fate una cortesia, eh? Ok? Tanto vinco io, la gara la vinco io, il primo premio lo prendo io, va bene, ok? Alessandro, non tu sei venuto qua, però tu sei un cattivo! Vai, vai, vai! Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti, è una
piano che se ne va. Vinco io. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Dai, cantate anche voi, non per me, perché ho cantato. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Che voce, ragazzi, che voce. Vai con l'applauso, vai. Con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, e dico io, vai, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Senti le canzoni, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Io treno nei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. C'è anche il balletto. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino. E vinco io stasera. Ma qui c'è gente, ne vedo tanta. Stanno annaffiando le mie rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Ma perché ho cantato? Guardate che cantare fa diventare più giovani, più ricchi e più belli, capito? Su di me non ha funzionato, però se cantate, lo dicono gli americani, è una ricerca americana, se lo dicono loro ci dovete credere. Vengo da te, il treno dei desideri, nelle pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Mi sfumi la base, voglio sentire se questo pubblico canta. Mi accorgo di non avere senza di te. Ci sono solo bambini, I bambini, bellini, bambini, quanto mi piacciono i miei bambini. In forno le patatine, i fritti, quanto mi piacciono. Il treno nei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Alessandro! Me lo trova Alessandro? Oh, Disjoy, cogli gli effetti, c'ho da chiacchierare. Il signore? Che vuole dire lei? In pigiama, sono sempre vestito così io. No, non è pigiama, questo è la camicia. Alessandro, ascolta, io e vo via. Però se tu mi facevi iscrivere a questa gara e vincevo io. Buonasera, benvenuti al Tanto per Cantà. Presenta Alessandro Regini. Signori, buonasera, benvenuti a... Sì, fallo andare. Presenta Alessandro Regini. Sono cose che succedono durante la diretta. Buonasera a tutti. Benvenuti alla Sagra del Bombolone e a un nuovo appuntamento con quello che è il Tanto per Cantà. Io intanto ringrazio tutti coloro che rendono questa sagra funzionante e ben fatta, quindi i volontari e coloro che lavorano a questa Sagra del Bombolone, e per loro chiederei il primo applauso della serata. Grazie.
Allora, è il terzo anno che siamo qua, noi siamo contentissimi di ritornare appunto a Case Nuove di Empoli per proporre quello che è la versione estiva di quello che facciamo praticamente in un lasso di tempo un po' più maggiore, vale a dire da gennaio fino a maggio con la versione lunga del Tanto per Cantà. Logicamente ne approfittiamo di questa versione estiva per intanto far conoscere anche a voi coloro che hanno partecipato alla versione invernale e perché no trovare nuove facce, nuove voci da inserire nella nuova edizione, quella che partirà appunto a fine gennaio, inizio febbraio 2018. Questa sera avrete la possibilità di ascoltare 7 cantanti che si esibiranno per ben 2 volte su questo palco. Logicamente il regolamento è questo qua, non cambia assolutamente, e niente, alla fine i giurati decreteranno i primi 3 posti di questa sera, di questa nostra terza esperienza su questo palco della Sagra del Bombolone qua a Case Nuove di Empoli. Io vi presento intanto la giuria che è qua questa sera per decidere appunto il podio di questo appuntamento del Tanto per Cantà, e inizio con Roberto Boncini, musicista facente parte della Sunrise Band, che l'8 settembre si esibirà in quella di Baccaiano con il loro spettacolo, tra l'altro molto bello, si ritorna un attimo all'atmosfera del swing anni 30, il proibizionismo americano. Loro logicamente hanno preso tutto il repertorio di Glenn Miller e l'hanno adattata appunto ai giorni nostri. Poi abbiamo Giampaolo Pomponi, autore, compositore di tutto di più, specializzato possiamo dirlo in colonne sonore, e anche lui è della giuria, e Edoardo Bruni, che questa sera in anteprima ci presenterà qua sopra il suo nuovo singolo, poi avremo da parlarne, insomma una cosa molto carina. Quarta giurata, e non poteva essere altrimenti se non la presidente di giuria di questa sera del Tanto per Cantà, è colei che ha vinto l'edizione proprio invernale del Tanto per Cantà, Sara Istorico. Per i giurati vi chiedo il secondo applauso della serata, grazie. Fatevi vedere, alzatevi! Allora, fatevi vedere, alzatevi, perché abbiamo anche gli amici. Quest'anno poi la Sagra del Bombolone si è arricchita di una collaborazione con Smart TV, quindi avrete modo di rivedere non solo il Tanto per Cantà, ma anche le altre serate che comporranno il bouquet di eventi della Sagra del Bombolone. Appunto, avrete modo di rivederli sul loro canale, se non erro, e sul web, e anche se non erro sul digitale terrestre, sul canale 110, giusto? Giusto? Perfetto, sono andato a memoria senza neppure consultarmi prima. Allora, prima di partire però con la gara vera e propria, abbiamo una presidente di giuria che ha vinto il Tanto per Cantà, e quindi perché non aprire con lei, Sara Istorico? Applauso, mi raccomando, cosa molto particolare, questi ragazzi che si esibiscono qua sopra, anche se sono intonati, anche se sentirete hanno una bella voce, non sono professionisti, quindi vi chiedo il massimo calore, perché insomma un applauso fa bene, no? Giustamente. Allora, Sara, per aprire il Tanto per Cantà, il tutto prima della prima manche, ci propone una canzone che poi tra l'altro ha presentato pure in gara nel corso dell'estivo, la canzone di Tina Turner, si chiama The Best. Sara Istorico, Tanto per Cantà, buon divertimento e applauso, grazie. I call you when I need you, my heart's on fire. Come on. You come to me, wide and wider. Oh, you come to me, give me everything I need. Now life, I'm all the seas, the world, all free.
Cocorico. E lei ha iniziato in poche parole, facciamo conto una presigla, un doposigla per quel che riguarda il Tanto per Cantare. Iniziamo a questo punto con la gara e a presentarvi il primo dei 7 cantanti a salire qua su questo palco. Da Certaldo, Paolo Leoncini. Applauso, grazie. Mi raccomando, state vicini a questi ragazzi. Allora, Paolo, come prima mancia, ci propone una canzone che Roberto Vecchioni, e con la quale Roberto Vecchioni ha vinto il Festival di Sanremo del 2011. Una bella canzone, diciamo una delle poesie, una delle più belle poesie di questo nuovo millennio. La canzone si chiama Chiamami Ancora Amore. Inizia adesso la gara del Tanto per Cantare con Paolo Leoncini. Barca che vola per il cielo, Pippi ancora stava a giocare, e gli avrei regalato il mare intero, pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, perché a 20 anni se ne sta a morire, in un deserto, in un per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il migliaio che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il duomo. Anche restasse un solo uomo, chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi toglierti le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono il temporale, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il duono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il duono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Paolo. Grazie.
Paolo Leoncini, Chiamami ancora amore, canzone con cui Roberto Vecchioni ha vinto il Sanremo del 2011 e con Paolo abbiamo iniziato la gara del Tanto per cantà. Continua la prima manche con il secondo cantante a salire qua sopra, da Empoli, Sandro Gai. Oh, un po' di applausi così mi piacciono. Ciao Sandro, allora Sandro ci propone una canzone di un artista ormai scomparso, di uno dei migliori artisti italiani, quello che sicuramente ha venduto più dischi nell'arco del fatto del cantautorato, diciamo così. Pezzo del 1972, album stupendo in cui c'erano pezzi come La luce dell'est, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Confusione. L'artista è Lucio Battisti. La canzone del 1972, che dava il titolo tra l'altro all'LP, si chiama Il mio canto libero e stasera la presenta Sandro Gai. Applausi, grazie. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io c'è, e la verità si offre nuda, limpida e l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La peste dei fantasmi del passato, cadendo, lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che sai portare, ma sai che ovunque al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Ci chiamano moschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. We'll be right back.
Sandro Gai, nella nebbia della pianura padana, questa era il mio canto libero di Lucio Battisti, e Sandro ha finito la sua prima manche, lo ritroverete nel corso della seconda. Mentre diciamo gli artisti cantano, sul video che è qua dietro a me logicamente scorrono le immagini, queste sono le foto delle edizioni passate, delle ultime due edizioni se non erro, del Tanto per Cantà, insomma quella, la versione lunga che vi ho detto prima, quella invernale che tutti gli anni si disputa sulla lunghezza di 8 serate al Fiume Call di Certaldo. Detto questa informazione di servizio, poi logicamente avremo anche da parlare della Sagra del Bombolone, entreremo più nel dettaglio anche per darvi anche gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti della prossima settimana, tra l'altro domani è una serata molto carina, ne parleremo un attimo più avanti. Andiamo con il terzo cantante da Certaldo, Nicco. Applauso, grazie. Allora Nicco come prima canzone ci propone un pezzo che Riccardo Cocciante ha inciso nel 1978, però Nicco ci propone la versione di Rino Gaetano. Attenzione, questa versione uscita nel 1981 fa parte di un album, all'epoca i dischi se ne vendevano pochi, dicevano, e inventarono il Q-Disc e insieme a loro il Q-Concept, quindi Gaetano insieme a Cocciante e a New Perigeo andavano in giro a fare concerti, Gaetano e Cocciante si scambiavano le canzoni, addirittura Cocciante fece uscire sul disco una propria versione di Aida. Gaetano non ha mai inciso in studio questa a mano, canta Nicco. Grazie. Yeah.
direzione di Rino Gaetano e Nico chiaramente ha fatto la sua prima manche. Bene, si prosegue sparati, cerchiamo di guadagnare tempo anche perché poi nell'intervallo tra la prima e la seconda manche ci saranno un paio di sorprese veramente molto 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 carine. Comunque state lì che avrete modo insomma di diciamo divertirvi con noi, perlomeno questo è quello che cerchiamo di fare nel corso di questo tanto per cantare. Si prosegue, quarta cantante ancora da Certaldo, Caterina Catalfo. Applausi, grazie. Caterina ci propone un pezzo del 2009, quello che ha dato in pratica il successo a Noemi, cantato in coppia con Fiorella Mannoia, canzone scritta da un amico nostro che è Diego Calvetti. La canzone si chiama L'amore si odia, canta Caterina Catalfo. Applausi, grazie. Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non ha voluto sentire, sentire, dovevo finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, stabile, che colla al vento di una nuova gloria, l'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora innamorato di me, ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile, non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole, il mio sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fosse ancora innamorato di te, e non impreta lo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita, per tutto quello che conta. Caterina Catalfo, L'amore si odia, canzone che chiaramente ha portato al successo Noemi e che Caterina Catalfo ci ha proposto durante questa prima manche. Ancora avanti e ritorniamo però a Empoli per ospitare su questo palco il quinto cantante, Dario Caroccia. Applauso, grazie. Allora, Dario ci propone una canzone che ha riportato al grande successo Gianni Morandi. Era il 1985, lui veniva da un bel Sanremo con La mia nemica amatissima. L'anno dopo pubblicò Nel silenzio splende e poi arrivò questo pezzo con il quale ritrovò tutto il successo possibile e inimmaginabile. Una bellissima canzone, tra l'altro una canzone che parla di un tema anche attuale, nel senso che comunque non bisogna mai abbattersi
davanti a nessuna difficoltà e superare qualsiasi tipo di muro, perché comunque ce la possiamo fare. E comunque, secondo lui, era un po' pessimista sta cosa, uno su mille ce la fa. Uno su mille, canta Dario Caroccia. Grazie, buonasera. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno se è finito, non ci credi, devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quando dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai? Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la mare, ti porta in secca nel mare, come la luna va. Non ho barato, né bleffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Ci puoi morire quando è sera. Io voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto. Tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Finché non suona la campana, vai. Caroccia, uno su mille, canzone di Gianni Morandi. Tra l'altro questo pezzo è stato inciso anche in versione messicana da un amico, Manuel Micares, che è un cantante messicano, però i suoi dischi viene a registrarli in Italia, quindi diciamo è un vanto. E lui chiaramente riprende tutte le canzoni italiane, come Banane e Lamponi, come Se mi innamoro e tante altre canzoni, oltre ad alcuni temi delle soap opera del suo paese. Insomma, un cantante molto famoso in terra del Messico. Allora, si va avanti, sesta partecipante al Tanto per Cantà, ancora da Empoli, Antonella Grattarola. Applausi, grazie.
Antonella come prima canzone ci propone uno dei pezzi più introspettivi di Patti Pravo. Lei, dopo essere stata la ragazza del Piper, si mise in testa di cantare musica d'autore, poi lei sapeva benissimo interpretare le canzoni. Questa canzone è del 1970 e si chiama Tutt'al più. Stasera la propone Antonella Grattarola. Applausi, grazie. Grazie. Tutt'al più mi accoglierai con la freddezza che non hai avuto mai, e forse fingerai di non sapere il nome mio, magari parlerai dandomi del lei, oppure tutt'al più mi chiederai quanti ragazzi ho avuto dimenticando te, eppure tu sai bene che una ragazza come me non scherza con l'amore, non ha scherzato mai. Tutt'al più mi offenderai e poi mi caccerai dicendomi che ormai cantata da Patti Pravo nel 1970.
Avremo modo di parlare anche della Casa del Popolo qui di Casanova, che da settembre diciamo inaugura una nuova stagione. Intanto vi posso dire che presso la Casa del Popolo potete assistere a tutti i match di calcio di Serie A, di Serie B, soprattutto quello dell'Empoli, e Champions Europa League, quindi tutto di più. Posso dirvi che nella prima giornata Empoli e Ternana hanno pareggiato 1-1 per quanto riguarda la Serie B. Poi ho sentito tre urli, sto zitto, per la Serie A. Allora, settimo e ultimo partecipante di questa prima mancia all'Inter, che sta vincendo 3-1 contro la Roma. Allora, da Empoli, Daniele Maltinti, applauso, grazie. Chiudiamo questa prima manche appunto con Daniele, che ci propone un pezzo del 1990, album di debutto di un ragazzo di Correggio, il suo nome è Luciano, il cognome Ligabue. L'album è famosissimo perché si apriva con quella che è la canzone più rock che lo riguarda, vale a dire Balliamo sul mondo. Daniele ci presenta invece una canzone che poi è venuta fuori un po' dopo come pezzo di successo. Si chiama Piccola stella senza cielo, canta Daniele Maltinti. Applauso, grazie. Volo ti scioglierai dietro una
Filippi, piccola stella senza cielo, e con Daniele abbiamo chiuso la prima manche. Allora, intanto appunto chiudiamo la prima manche, diamo un attimo di tregua ai cantanti così che possono tranquillamente rimettere le idee a posto e poi ripresentarsi a voi per la seconda manche con altre canzoni. Prima di presentare il primo ospite, per quanto riguarda questo intervallo, chiamiamo così, vi ricordo domani sera rapidamente, domani sera appunto la Sagra del Bombolone propone due spazi, uno interamente dedicato ai più piccoli con il laboratorio di Geppetto, dove i bambini tra l'altro potranno costruire il suo giocattolo e portarlo a casa con giochi, animazione e spettacoli vari, quindi una bella cosa per quanto riguarda i bambini. Per i più grandi, sempre a partire dalle 21.30, una sfilata con Trimoda, scuola di taglio, cucito e stilismo di Maresca Morelli, con metodo del centro Trimoda. Ospite d'onore tra l'altro Salvatore Ria, che è un cantautore neomelodico, quindi una serata, anche questa, quella di domani sera, tutta da gustare. Bene, primo ospite per quanto riguarda il Tanto per Cantà qua a Casenove di Empoli alla Sagra del Bombolone, Edoardo Bruni, applauso, grazie. Allora, Edoardo diciamo è da poco che è entrato nel cast, diciamo così, del Tanto per Cantà, un nuovo amico, poi tra l'altro lui è un polistrumentista perché oltre alla chitarra anche pianoforte eccetera eccetera, più che altro per quanto riguarda sei sul repertorio jazz e blues, però insomma non disdegna anche di andare a comporre pezzi un po' più diciamo soft, un pochino più per tutti, diciamo così, e questo è il nuovo singolo che uscirà tra breve con il video su YouTube ed è tra l'altro stato registrato e masterizzato da Tommaso Bianchi, Tommy Bianchi, che è colui che masterizza tutti i lavori ad esempio di Irene Grandi, quindi un bel nome. La canzone che uscirà appunto tra poco, il giorno ancora 3-4, il 3 o 4 settembre su YouTube, quindi cliccate Edoardo Bruni e andatelo a cercare. La canzone, grazie, si chiama Chissà Se. Edoardo Bruni, applauso, grazie. Grazie. Potete anche battere un po' le mani, lì ci si scalda un po', freschino. Periodo della vita che mi fa pensare molto, dagli sbagli che ho commesso agli obiettivi che ho raggiunto, dalla storia in cui credevo alla ragazza che ho perduto. Quanto tempo consumato, quanto tempo consumato, panoramica reale di chi se ne sta da solo, a pensare a quegli amici che scompaiono come niente quando tu vieni a contatto col tuo essere interiore. Forse è meglio non sapere, forse è meglio non sapere. Ma la vita passa di là, ancora una volta sono io che osservo gli altri, questa è la verità. Ma forse ciò che mi va è cantarti una mia canzone che ti ho scritto poco fa. Chissà se nelle praterie del tuo cuore senti ancora una chitarra suonare, chissà se mentre passo una canzone pensi ancora a me, chissà se in sella la tua vita ti chiedi come sarebbe andata se i nostri abbracci ancora adesso combattessero l'inferno intorno a noi, se la tua voce sussurrasse nella notte amore stringimi così, la nostra storia non lo sai, resta soltanto in quelle foto se lo vuoi. Scusa, forse è troppo canzone d'amore, ma alla fine era ciò che provavo per te, anche se, ma che te ne frega, ma che te ne frega. Scusa se ho interrotto il nostro silenzio, scusa ti ho distratto dal tuo stato WhatsApp. Ora che l'hai sentita puoi tornare a quella che è la tua noiosa vita.
che sono qua, con la chitarra in braccio, voglio cantarti ancora una volta. Con le mani, lo sai già, chissà se nelle praterie del tuo cuore senti ancora una chitarra suonare, chissà se mentre passa una canzone pensi ancora a me, pensi ancora a me, chissà se in cella la tua vita ti chiedi mai come sarebbe andata, se i nostri abbracci ancora adesso combattessero l'inferno intorno a noi, sussurrasse nella notte, amore stringimi così, di quella nostra storia sai, non resta niente, niente più di noi, noi, ed è lì che resterai. Grazie Edoardo, grande Edoardo. Allora no, vieni un attimo qua, dai, perché insomma c'è da capire una cosa, questo comunque è un antipasto di un qualcosa che avverrà poi in seguito. Probabilmente sì, intanto ho voluto fare questo pezzo perché quando uno viene lasciato di solito insomma c'è sempre, no, forse viene sempre da fare una canzone d'amore, io invece ho cercato questa volta di farla sì d'amore, ma di vomitare tutto quello che avevo dentro, diciamo un po'. Giustamente. E quindi questo è quello che è successo. E quindi questo è il risultato, mi sembra anche buono, no? Edoardo Bruni, chissà se dal 4 di settembre su YouTube e poi in rotazione per quanto riguarda le radio. Prima da parlare anche di radio dopo. Vabbè, allora, a questo punto questa bisogna metterla da una parte, anche perché, sì vabbè, è una gara musicale, tanto per cantare. Abbiamo anche gli ospiti musicali, però non tralasciamo altri generi di spettacolo. Uno di questi riguarda un personaggio che parte lunedì, martedì e non ci arriva. Cosa? Dica, l'asta, se no non si vede il video. La porto di qua, la porto di qua. Allora, succede anche questo, va bene qua? Perfetto. Allora, dicevo, questo personaggio parte i primi giorni della prossima settimana per registrare un qualcosa a Italia's Got Talent e proporrà un numero che riguarda un po' l'Oriente, più che altro il Giappone, un numero che esiste da 300 anni, lui ha preso e l'ha riportato praticamente in vita. Tutto questo è Il Mito.
Yeah.
era il mito, un applauso per piacere, grazie. E tutto questo, insomma, questo numero insieme ad altre cose verrà proposto in quel che è Tu sì che vales, lo show che da fine settembre, se non erro, ripartirà su Canale 5. A questo punto abbiamo abbracciato la musica in quanto il canto, abbiamo abbracciato anche in un certo senso la magia. L'altra arte per quanto riguarda lo spettacolo sicuramente è la danza, e abbiamo anche quello grazie a l'F Danza School di Empoli. Applauso, grazie. Allora, F Danza School la trovate in via Giuntini, in zona commerciale Pontorme, ad Empoli. La scuola offre corsi di danza classica e moderna, hip hop da bambini di 3 anni agli adulti in pratica. Questa sera, per far vedere insomma quello di cui sono capace di fare, sono veramente molto bravi, si esibiranno in 2 coreografie. Per quanto riguarda la prima, Viola Viviani, che è quella centrale, applauso, grazie, che è l'insegnante tra l'altro della scuola, danzerà sulla coreografia di Frank Provvedi, anche lui insegnante appunto dell'F Danza School, mentre nella seconda coreografia, assieme a Viola Viviani, si uniranno Lena More e Eva Vannini, giusto? Sempre su una coreografia di Frank Provvedi, che è l'insegnante. Signore e signori, a voi l'F Danza School! This little thing we got,
blues will beam you up high, beam you up high. If you want, we can beam you up high, beam you up high. Wow, wow, wow. You get it fun, and I'm giving it all to you. Yo, I'm looking at you, looking at the friends I got. I notice that you notice I don't give a fuck. I'm eyeing at your eyes, I bet your eyes won't lie. Judging by the color, you must be as high as pie. I'm feeling what you're feeling and it feels so nice. It's after midnight and tonight's the night that you and me be vibing if the vibe is right. So come on, let's vibrate. Pure P, perfect wordsmith, see me at the mall. Club with your girlfriend. Can't even come close to my combos. Up high, straight up fly when we come pose. Saw a logical drop full of funk and tears. I mix a beer with the chronic smoke. So music in its highest forms. Put your body parts up and just ride the steel. I'm like a magnet, it's added to my stash of peel. And you can't say no cause your lips are sealed. Pumping up the jam till your eardrums pop. Fucking up your system, die, breathe and stop. Now that's enough, man, now breathe again. I ain't no automatic lover, but I do my dance. Freaking, 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 freaking organized. Got your back, 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 back. F Danza School, logicamente ad Empoli, fermi tutti lì perché qua va saputo insomma anche un po' i nomi. Mi apri il microfono, grazie. Allora, intanto sta cosa la alziamo, se qua il filo non scorre. Intanto la maestra Viola, da quanto tempo è che fai l'insegnante? Insegnante da anni e mezzo. E da quanto è che balli? Da quando ho 5 anni, ora ne ho 23. Quindi ne hai fatti dei passi. E poi abbiamo insomma queste qua che insomma ci danno dentro bene. Nome? Eva. Eva, e hai quanti anni? 11. 11 anni, da quanto tempo è che balli? 8. Oh, da 3 anni o da 8 anni? Da 8 anni. Da 8, quindi è iniziata a 3 anni. Bongio impara, perché te a 77 anni proprio non fai neanche una mossa di. E qui abbiamo? Lena. Lena è piccolissima lei. 9 anni e mezzo. E balli da? 3 anni e mezzo. Da 3 anni e mezzo. Quindi diciamo questo è il nuovo che avanza per quanto riguarda la danza, e se il nuovo che avanza è questo, insomma, tanta roba. F Danza School, un applauso. Grazie ragazzi, continuate così che andate benissimo. Allora, si ricomincia, ripartiamo con la seconda manche del Tanto per cantare. I 7 cantanti torneranno a proporsi a voi con altre canzoni e poi alla fine avremo i risultati finali proprio in tempo reale, anche perché le giurie, in giuria abbiamo 4 persone, quindi ci vuole pochissimo per contare tutti i voti. Poi con Ragionier Bongini non ci sono problemi. Allora, si riparte, seconda manche da Certaldo Paolo Leoncini. Applausi sempre ci vogliono, grazie. Allora Paolo ci propone una canzone, un po' alto sto microfono, vabbè, ci abituiamo. Paolo ci propone una canzone del 1996 che ha ridato, diciamo, nuova linfa e nuova voglia di cantare a quello che ha fatto il record mondiale di biglietti venduti, vale a dire Vasco Rossi. È venuta un po' l'idea di scrivere una canzone su una sua fan che praticamente aveva visto in un momento di difficoltà, ha preso a cuore questa storia, ci ha scritto una canzone poi tra l'altro reinterpretata benissimo da Fiorella Mannoia. Stiamo parlando di Vasco Rossi, la canzone si chiama Sally, ce la propone Paolo Leoncini e inizia la seconda manche del Tanto per cantare. Applauso e ancora buon divertimento. Se li ha patito troppo
se li hai già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata pulita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire la madrezza. Senti che bello amore, senti cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente, con aria indifferente. Seconda manche con Sally, canzone del 1996 di Vasco Rossi, grazie Paolo, e andiamo avanti con il secondo partecipante da Empoli, Sandro Gai, applauso, grazie. Allora, questo 2017 diciamo ci lascerà in eredità una canzone che piace a tutti, piace ai bambini, piace agli uomini, alle donne, a tutti, bambini, adulti, eccetera, eccetera, eccetera. E logicamente dopo tante canzoni d'autore, dopo tante belle canzoni, un po' di contagio attraverso la scimmia nuda che balla ci vuole, no? Quindi Sandro Gai con Occidentali Scarma. Non hanno le barbe.
cazzo di regole. Essere o dove essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due punti, mettiti comodo, intellettuali di caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, intelligenza e denudo, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie da dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi con cocca dei popoli, occhio dei poveri. Cadono gli uomini, occidentali scavano. Scarma, e anche Sandro ha finito la gara del canto per cantata per quanto riguarda questa sera. Bene, si prosegue, terzo partecipante per questa seconda manche da Certaldo, Nico. Applausi, grazie. Allora Nico ci propone una canzone datata 1978, una canzone che apriva un album dal titolo Zerolandia e fu la consacrazione di quello che a tuttora è uno dei più grandi cantanti italiani, che è Renato Zero. Nico ci propone appunto il pezzo che apriva l'LP e si chiama La favola mia. Nico, applausi. Non importa. Questo luce impazzito, s'accendono tu, fammi faccio le sere,
ma sei sempre tu. Sei quello che viene a cercarlo prima, ma poi sempre vivendo di cui sono io. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. E mi vesto da te perché tu sia, tu sei dentro notte di magia. Ogni qualche giorno è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu. E mi verso da te perché tu sia, tu sei dentro una notte di magia. Questo è l'incarico, il tuo cielo qua, e ti inventa te stesso, la musica mia, e ti metti il cuore, quella sua follia. Tutto quello che c'è fuori, rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, con tutte le bambine, se non hai prima va, ho preso costume, e per l'estate. Questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batto il cuore ad ogni giorno, è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu. E mi trucco da te perché tu sia, tu sei dentro una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io. Perché cerco quel che voglio, lo sa solo Dio. Ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò. Per questa favola, che è mia e vostra. Con La favola mia, canzone cantata da Renato Zero. Ma buongiorno, messaggio di servizio. Ma tu salsicce? No, sto fumo? Niente, vabbè, capito. Allora, si va avanti con la quarta partecipante a salire su questo palco da Certaldo, Caterina Catalfo. Applauso, grazie. Oh, Caterina stavolta ci presenta una canzone del 1997 incisa da Pino Daniele e messa in un album che si chiama Dimmi cosa succede sulla terra. Tra l'altro in quell'album c'era La meravigliosa Che male c'è, album che all'epoca ha venduto 900.000 copie, quindi un bel record di vendita. Caterina ci propone Dubbi non ho. Caterina Catalfo. Thank you.
Catalfo con Dubbino, no? E anche lei ha finito il suo percorso all'interno del tanto Piccantacqua alla serata della sera del Bombolone a Case Nuove di Empoli. Bene, si va avanti, quinto partecipante al tanto Piccantà in quanto seconda mancia da Empoli, è sempre lui, Dario Caroccia. Applauso, grazie. Allora, Dario ci propone una canzone che l'anno prossimo compirà 50 anni, è quella che il cantante ha definito la sua spada di Damocle, cioè non ne poteva più, non l'ha mai sopportata, non la voleva incidere, però è diventato un successo clamoroso. Tra l'altro le due canzoni che hanno più successo di questo cantante a lui proprio non piacevano e non voleva incidere, l'altra era Stranger in the Night. Sto parlando di Frank Sinatra, canzone nel 1968, ricantata da quasi tutti, facciamo prima dire chi non l'ha cantata. Il pezzo si chiama My Way e canta Dario Caroccia. Grazie, grazie. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I am travel hitch and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but to them again, too few to mention. I did what I had to do, and so it grew. Without exemption, I planned its charted course, its perfect step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times. But through it all, when there was love, I hated it all and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Locked and dry, I bet my fear, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, then may I say, not in a shower. He has not to
Mario Caroccia, My Way, canzone di Frank Sinatra, poi tanti l'hanno ricantata questo pezzo, tra cui la versione punk, quella più famosa praticamente di Sid Vicious a fine anni 80, quella My Way, dove nel video lui sparava al pubblico, eccetera eccetera, cose di un passato a colori da poco, diciamo così. Sesta partecipante a salire sul palco per questa seconda manche, da Empoli, Antonella Gratarola. Applauso, grazie. Allora, Antonella ci propone un pezzo che Anoxa portò al Festival di Sanremo nel 1985. Lei esaurì la fase punk, poi si mise a fare la fase elegante, e in quella fase lì c'è questa canzone scritta come testo da Roberto Vecchioni. La canzone si intitola A Lei, canta Antonella Gratarola. Applausi, grazie. Grazie. Che sa capirti come sei, a lei che non tradi, a lei che dice sì quando vuoi, a lei che spazza via la tua malinconia per me. Facendoti l'amore, togliendoti il bicchiere, lo so. Tu con lei vola più su, vola in alto come sei tu. Vecchie cose dentro di me, punto a chiudere la seconda manche del Tanto per Cantà, da Empoli Daniele Maltinti. Applauso, grazie. Dov'è Daniele? C'è Daniele. Allora chiudiamo questo Tanto per Cantà con una splendida canzone d'amore, uscita nel 1979, scritta da Toto Cutugno, cantata da Adriano Celentano. Daniele Maltinti ci propone Soli. Applauso, grazie. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono non apre fuori dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi, non siamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito, soli, mangiando panino in due, io e te. Le briciole del letto.
con Soli ce l'abbiamo fatta a cantare questo pezzo e con Daniele abbiamo terminato la seconda manche del Tanto per cantare. Allora, rapidamente adesso la giuria farà i conti e tra pochi minuti sapremo chi sono i tre vincitori. Logicamente, per arrivare a tutto ciò, abbiamo ancora un paio di ospiti da presentarvi. Intanto volevo ricordarvi la nuova gestione del Circolo Case Nuove, spaghetteria, pizzeria, primi piatti, crostoni alla romana 3, prodotti tipici siciliani, aperto il venerdì, il sabato e la domenica. Poi da settembre, il giovedì, ci sarà una bella serata dedicata al ballo liscio, ai balli di gruppo. Il venerdì sarà caratterizzato dal karaoke accompagnato dall'ottima pizza. Il sabato, una volta al mese, ci sarà il revival con la disco anni 70-80 denominata Disco in Town. Tutto questo è il Circolo Case Nuove qua di Empoli. Allora, un paio d'ospiti, un paio di canzoni e poi arriveranno i risultati finali. Beh, iniziamo da chi ha vinto il Tanto per cantare l'edizione invernale. L'avete già ascoltata a inizio di questo nostro appuntamento, ve la ripropongo, Sara Istorico. Applausi, grazie, che siamo quasi in fondo. Allora Sara, per aspettare i risultati finali, ci propone una canzone, anche questa cantata, se non erro anche in finale, questa qua, mi pare, canzone di Elodie, si chiama Un'altra vita, canta Sara Istorico. Applausi. Allora Sara, poi tra l'altro, dobbiamo dirlo, noi del Tanto per cantare abbiamo un gemellaggio con un concorso a livello nazionale che assegna un posto per area a Sanremo.
Sara è riuscita ad arrivare in finale anche a questo concorso, si è ben comportata, insomma sta andando avanti bene, ha fatto il corso al CET da Mogol, insomma possiamo puntare a qualcosa. Sara Istorico, applauso, grazie. Allora, a questo punto ci sono anche delle canzoni che non hanno tempo, non sappiamo quando sono state scritte, in che anno, in quale giorno, in quale mese, chi è stato il primo a cantarle, sono solo patrimonio nostro, patrimonio italiano, canzoni proprio che ci rimangono nel cuore e che comunque sono dentro di noi, tutti le sanno, ad esempio... Un personaggio che è stato con noi nel cast del Tanto per Cantà per diverse edizioni per quanto riguarda l'anno scorso, sempre a livello estivo, l'abbiamo scelto come ospite per andare quasi a chiudere l'appuntamento prima di darvi i risultati. Vittorio Ippolito, applauso, grazie. Allora Vittorio ci presenta appunto una di queste canzoni che è patrimonio nostro, patrimonio italiano, una di quelle canzoni che, ripeto, non sappiamo in quale giorno è stata scritta, in quale anno, non sappiamo chi è stato il primo a cantarla, però l'abbiamo cantata tutti. E questa è Il Tango della Gelosia, Vittorio Ippolito. Grazie. Applauso. No, non è la gelosia, ma è la passione mia. Quando ti guardano gli altri io premo perché la tua bellezza lo voglio soltanto per me. Non è la gelosia, ma è la passione mia. Ciò che mi strugge non so io neppure cos'è, ma non temere, non sono geloso di te. Ippolito, grazie. Tango della gelosia, praticamente è diciamo una canzone nostra, del patrimonio italiano, come ho detto prima, non è dato sapere chi è stato il primo ad inciderla, quindi se la battono un paio di cantanti. Allora, ultimo numero, logicamente, colui che mi affianca sia nella versione diciamo invernale che in quella estiva, e più che chi mi affianca è l'organizzatore di tutto questo, colui che sta senza dormire per tutti questi mesi, adesso con l'ultima data che è questa sera si potrà prendere un po' di riposo, il mitico Bongio, applauso, grazie. E logicamente non potevamo non concludere questo appuntamento con una canzone cantata dal Bongio.
continua a sfiorare Dio. E ti domando io, Signore, perché mi trovo qui? Mentre l'aquila fiera in segreto a morire avrà, il poeta si struce al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Tanto è bianco pensando che un uomo si butta via. Un drogato è soltanto un malato di nostalgia. Che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi mi ritrovo qui, puntuale al posto tuo. Tu spettatore vuoi davvero al sogno che non osi dire te. Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, è un motivo in più. Quel poco di lealtà, insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterà e piangerà insieme a me, fratello mio. Più su, più su. Presentatore che sarei io che da sempre si rompe e si impegna a presentare intanto per cantare. Voglio risentire di nuovo l'applauso per lui. Grazie. No, stasera grazie, ma effettivamente questo il mio è un compito molto facile quando c'è uno che ti prepara la pappa come lui e quando abbiamo e i giurati e i cantanti che sono delle più che intonati, attenzione, più che essere bravi o comunque intonati o comunque conta anche molto le persone che sono, e noi abbiamo veramente trovato nel nostro percorso delle persone splendide che ci hanno aiutato con la loro voce, con la loro canzone, ma soprattutto con la loro personalità a portare avanti questa cosa. E quindi un applauso lo vorrei, ma proprio enorme, per i cantanti di questa sera e per tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi anni. Tra l'altro, allora, vorrei la giuria sul palco, i cantanti sul palco, e a questo punto dobbiamo dire come è andata a finire la serata, vero? Certo. Male, perché insomma, tra il cavo che si rompe, problemino tecnico, tra quello che mi gira il computer e dice leggi qua, allora
che io devo essere sincero, non ho... Che bella la Blackwater Gold. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare e salutare coloro che hanno messo a disposizione i premi per quanto riguarda questa sera, e sto parlando del Circolo delle Case Nuove di Empoli. Vi ho già detto, cambio gestione, partite quando volete, cene, dopo cene, ballo liscio, balli di gruppo, discoteca, karaoke, pizza, di tutto di più, con una nuova gestione. Poi salutiamo anche l'Alca Fiori e Piante Artificiali in via Primo Maggio ad Empoli, www.alcafiori.it. visitate il sito, perché questo è un loro diciamo prodotto, e questo è anche la composizione floreale che andrà al primo classificato insieme ad altri premi. Comunque, allora, innanzitutto, caro ragionier Bongini, Antonella, vieni anche un passo avanti, grazie. Logicamente la sagra del bombolone intanto dà una medaglia ricordo a tutti i partecipanti, quindi ragionier Bongini può partire da dove vuole. Mi ci manchi te stasera, guarda. Allora, questo per quanto riguarda appunto la sagra del bombolone, che come ricordo per questa serata ha messo a disposizione queste medaglie che appunto Roberto sta consegnando. Andiamo a questo punto ai premi, logicamente partendo dal terzo classificato. I punteggi che sentirete sono alti, però le schede di votazione vanno di 10 in 10. Quindi non di uno, quindi magari togliete uno zero e vedrete che la differenza c'è, ma non è poi così tanta. Allora, partiamo dal terzo posto. Il terzo posto vince una composizione floreale più un offerta appunto da Alca Fiori e Piante Artificiali, più un buono pizza e bibita per due persone offerto dal Circolo Case Nuove di Empoli, e con 240 punti, consegni sempre te, il buono ce l'hai, tutto, fa tutto lui stasera. Con 240 punti, terzo classificato, Antonella Grattarola. E qua siamo al terzo posto. Andiamo al secondo posto, con 270 punti, quindi praticamente 3 punti in più, togliamo uno zero, al secondo posto, e si aggiudica una composizione floreale più una bottiglia di vino, bottiglia di vino offerta dall'organizzazione della Sagra del Bombolone, e un buono pizza più bibita per due persone, con 27 punti, 270 punti, secondo classificato Paolo Leoncini. Ah, ecco. Allora, Gianpaolo, mi dai un attimo una mano, grazie, devi prendere questo, perché questo logicamente è anche il primo premio, grazie appunto ad Alca Fiori e Piante Artificiali. Ripeto, www.alcafiori.it, la trovate in via Primo Maggio a Empoli, date un'occhiata perché fa veramente della bella roba, della ottima roba. Più una bottiglia di vino, più un buono pizza e bibita per due persone, il tanto per cantare alle Case Nuove di Empoli lo vince intanto. Io vi ringrazio per essere stati qua, spero siate stati bene, spero nonostante tutto ciò che è successo, insomma, vi siate divertiti, e perché no, vi diamo l'appuntamento all'anno prossimo, se tutto, se verremo richiamati, e correremo tra l'altro, perché ci stiamo veramente bene qua. 330 punti, Dario Carioccia vince il tanto per cantare. Vabbè, appoggiamolo giù in terra, e poi ci penserà, anche perché la foto, ma la foto fotografi la pianta. Signori, io vi ringrazio, spero siate stati bene, ci vediamo l'anno prossimo. Buonanotte a tutti, grazie.